Benvenuti da Gianluca Esposito di Edizioni Intra. Il Paese del Sì, note sull'identità culturale italiana, è un saggio di Giuseppe Giliberti. E oggi siamo in compagnia dell'autore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Ecco, ovviamente la nostra conoscenza pluriennale, trentennale, mi consente di dare del tuo all'autore e quindi non fingeremo in questa nostra puntata e proseguiremo dandoci del tu. Giuseppe, grazie per aver accettato l'invito di Edizioni Intra ad essere qui con noi per parlare del tuo libro, sul quale mi permetto di dire io pochissime cose. Perché? Perché lo leggiamo, lo potete leggere anche nella quarta di copertina che ci introduce un po' in quello che è il percorso seguito dall'autore. L'autore si chiede, siamo uniti dal 1861 eppure non sappiamo bene da cosa. E allora il Paese del Sì è appunto una brillante, mi permetto di dire, indagine su chi sono e cosa credono di essere gli italiani. Cosa li unisce? Qual è l'identità collettiva del bel paese? Giuseppe Giliberti l'analizza, lo definiamo arguto intellettuale italo-napoletano, e il percorso che segue è un percorso piuttosto interdisciplinare, perché apre effettivamente nuove prospettive sui concetti di identità, nazione, integrazione. E allora ci aiuta questo saggio a capire perché e anche come essere italiani. La prima domanda che rivolgo a Giuseppe è sul titolo. Chi non percepisce il collegamento, adesso lo vedrà, lo ascolterà spiegato dall'autore. Perché il sì? Quale sì, Giuseppe? Beh, sicuramente è il richiamo è a Dante Alighieri, che definisce l'Italia, come è noto, il bel paese là dove il sì suona. E anzi parla in riferimento all'Italia delle genti che abitano questo paese, e mi è sembrato una notazione estremamente precisa, scientificamente esatta da parte di Dante. Prima di tutto si parla di genti, quindi il nostro paese fin da quell'epoca e ancora adesso è composito, ha delle identità ancora che regionali, locali. È bello perché ha una ricchissima tradizione culturale, monumentale, è bello dal punto di vista naturalistico e soprattutto è unito dalla lingua del sì. Ai tempi di Dante le lingue venivano spesso classificate in base a come si traducesse l'avverbio affermativo, quindi la lingua dello ya, la lingua del sì, la lingua del doc, la lingua do il, eccetera. E questo mi è sembrato ancora attuale. Siamo un paese unito dalla geografia perché viviamo in un ambito ben definito fin dall'epoca dei Romani, e soprattutto dalla lingua. Il resto commento, cioè siamo uniti naturalmente anche dalla storia, da tante tradizioni, ma emerge soprattutto il legame al territorio e in modo particolare il legame alla lingua. Siamo quelli che parlano italiano e parliamo italiano da molto molto più tempo di quello che siamo abituati a credere. Esattamente da quando parliamo italiano? Faccio anche una parentesi, apro anche una parentesi, perché Giuseppe Giliberti, non l'ho detto, ma ovviamente i lettori lo trovano nella scheda di questa puntata, è stato professore ordinario di fondamenti del diritto europeo e docente di diritti umani, ma è un intellettuale, diciamo, che si occupa di tantissime cose e quindi posso chiedergli, allora, da quando noi parliamo effettivamente italiano, prima di fargli un'altra domanda su cosa ci unisce? La risposta vi sembrerà estremamente stravagante, ma noi parliamo italiano dall'epoca della Divina Commedia, non prima. La Divina Commedia è il linguaggio della Divina Commedia, è frutto di un progetto politico molto lucido, portato avanti immediatamente prima, cioè quindi
verso il 1304 da Dante Alighieri, creare una lingua comune per tutti i popoli italiani, in modo tale che, riconoscendosi in un linguaggio adatto al, non solo alla letteratura, ma anche al diritto, all'amministrazione, da usare nei più vari contesti, gli italiani arrivassero a una qualche forma di identità collettiva che gli consentisse, nell'ambito dell'impero, di rendersi più possibile autonomi degli stranieri. La Divina Commedia ebbe una immediata e gigantesca per l'epoca diffusione, un numero enorme di manoscritti, fu diffusa in tutti i punti della penisola e delle isole. Chiunque avesse la capacità di leggere e scrivere, nonostante il dialetto che usasse nella in famiglia e nell'ambiente familiare, tentò di cominciare a parlare e soprattutto cominciò a scrivere in italiano, cioè sostanzialmente in un toscano colto, con tanti neologismi, tante invenzioni, tanti modi di dire nuovi inventati da Dante. Il suo progetto politico, a cui dette vita nel De Vulgari Eloquentia, cioè nella eloquenza in volgare, ebbe uno straordinario successo. Tutte le classi colte italiane da allora parlavano la stessa lingua. Giuseppe, tu fai un percorso davvero eclettico, multidisciplinare. Parti da un'introduzione che è bellissima, già solo l'introduzione, passando poi per la religione, per la cucina, fino ad arrivare a concetti, problematiche attualissime come i concetti di identità, nazione e integrazione, sui quali però ti voglio sollecitare a breve. Nell'introduzione tu parti da un concetto anche molto divertente: italiani napoletani, italiani siciliani, e fai un, ecco, citi quella che è una vera e propria domanda che era presente su dei moduli di iscrizione. Ci puoi spiegare, perché è davvero curiosa la cosa? Sì, questo spiega anche perché io, un po' per sfida, un po' per divertimento e un po' sul serio, ho cominciato a prendere sul serio la definizione di italo-napoletano, perché nel 2016 in alcuni distretti scolastici dell'Inghilterra e del Galles venne pubblicato un modulo che doveva essere riempito dagli studenti delle classi elementari, cioè dovevano, se stranieri, dichiarare la loro appartenenza etnica. Quindi c'erano tutti i possibili paesi. Ogni paese corrispondeva una identità univoca. Tu potevi essere cinese, pakistano, francese, ma non italiano. Arrivati all'Italia si avevano una classificazione di tre specie di italiani: gli italo-napoletani, Italian Neapolitan, gli italiani del nord e gli italiani in generale. Quindi questa classificazione a me ha immediatamente richiamato l'esperienza americana, perché questa classificazione deriva in realtà dall'America. Così venivano classificati i nostri emigranti, così venne classificata mia nonna da bambina emigrata negli Stati Uniti, che venne, io ho ritrovato i documenti, allo sbarco nell'isolotto in cui venivano praticamente deportati i nostri emigranti in attesa di collocazione. La mia nonna venne classificata come italo-napoletana, e attenzione, gli americani allora ritenevano che ci fosse una razza italiana. Questa razza intermedia tra la bianca e la nera era a sua volta divisa in tre sottorazze. Ecco, allora questo ha provocato addirittura, questo modulo ha provocato addirittura una protesta diplomatica. Allora mi sono chiesto, partendo da questo, in realtà
quale fosse l'identità culturale italiana, se ce ne fosse una, e da che cosa fosse costituita. Cosa ero io stesso in quanto italiano e un po' per ridere, un po' sul serio, italo-napoletano. E allora sono ritornato agli elementi costitutivi dell'identità. Sì, esiste un'identità e negarlo è un esercizio che non regge alla critica antropologica. Questa identità è assolutamente relativa, è mutevole nel tempo e è fortemente incentrata, per quanto riguarda l'Italia, sulla lingua. Cioè è un'identità molteplice, ma il filo di queste tante identità locali è costituito da una lingua inventata con atto politico deliberato da Dante Alighieri, portata avanti come lingua comune dagli intellettuali di tutte le parti della penisola, è una lingua che è sempre rimasta abbastanza letteraria e abbastanza artificiale rispetto a tutte le altre. Questo d'altra parte costituisce anche il suo vantaggio. Giuseppe, tu però poi conduci questo percorso attraverso diversi momenti storici, diverse discipline, e poi affronti una tematica che oggi è particolarmente importante, appare, che è quello dell'integrazione. Allora, i concetti di lingua italiana e integrazione, tu li affronti nella parte finale del saggio. Cosa ci dici relativamente all'utilizzo della lingua italiana per l'integrazione? Partiamo ancora dalla questione dell'identità. Se noi riteniamo che una componente essenziale dell'identità culturale è costituita dalla religione, allora dobbiamo escludere tutti quelli che non professano la religione cattolica, per esempio gli agnostici come me. Se pensiamo che l'italianità consiste fondamentalmente nell'adozione di certi costumi, allora possiamo cominciare ad escludere un'altra fetta della popolazione. Ma se pensiamo invece che l'elemento sostanziale dell'identità culturale sia la lingua, con tutto ciò che comporta, con i richiami alla storia, con i richiami anche al costume, eccetera, allora effettivamente si può diventare italiani, si può diventare italiani in una generazione, senza dover rinunciare a niente di fondamentale della propria identità di origine. Certo, sarà una nazione italiana chiaramente diversa rispetto a quella attuale, la nazione italiana di, poniamo, del secolo prossimo, però l'identità culturale italiana è sempre cambiata, sempre mantenuto questa costante linguistica, ma è riuscita sempre ad adattarsi, ha fatto della propria molteplicità, della molteplicità del popolo italiano, la propria grande risorsa. Quindi una lingua, la lingua italiana, che ci unisce e che consente anche di accogliere e quindi in prospettiva avere un paese del sì ancora più grande. Certo, io sono stesso, come ho detto, sono italo-napoletano, ho un'amica italo-tunisina, un amico italo-marocchino, una moglie italo-tedesca e così via. Questo dovrebbe essere la normalità per un popolo così ricco e complesso come il nostro. Bene, Giuseppe, noi ti ringraziamo. Ringraziamo Giuseppe Giliberti, autore del Paese del Sì, note sull'identità culturale italiana, e auguriamo a tutti quanti vogliono seguire un percorso per capire appunto cosa ci unisca e quanto sia importante la lingua italiana come appunto elemento unificatore di tutti noi e non solo, ecco, li invitiamo tutti a leggerlo. Quindi buona lettura e alla prossima puntata. Grazie ancora, Giuseppe. Arrivederci.